make me a bow. Ci state biondi, sta per iniziare questa nuova avventura, un'avventura nel mondo del professionismo con una Continental, un gemellaggio tra Italia e Bielorussia per far crescere dei giovani e per portarli ancora più in alto. Un impegno importante per te e tante sono le emozioni alla partenza. E facciamo anche questa avventura dopo tanti anni di dilettantismo, proviamo a vedere anche com'è il mondo del professionismo. Abbiamo parlato con Alex, grande amico, ci ha chiesto una mano e noi proviamo a dargliela, gestendo un po' tutta l'attività italiana di questo nuovo gruppo. Adesso partiamo sul Mar Nero con parecchie gare, i primi di maggio ci trasferiamo in Italia, cercando di fare un buon calendario sia di gare professionistiche che di dilettanti, gare internazionali e nazionali. Per te una nuova avventura, però a fianco gli amici di sempre, gli sponsor che ti seguivano nel mondo del dilettantismo, che ti hanno seguito con l'obiettivo di avere visibilità anche a livello internazionale. Continuo a dire che non sono solo sponsor, ma sono amici, perché ci aiutano, nonostante il momentaccio, se vogliamo, possiamo dirle queste cose, ci aiutano in questa bella avventura e speriamo di poter regalare loro tante soddisfazioni. I ragazzi sono tutti giovani, per quest'anno tutti esclusivamente bielorussi, l'anno prossimo ne parleremo, e comunque ragazzi giovani, quasi tutti giovani, con un vecchio marpione, Kuczynski, che gestisce un po' questi ragazzini e cerca di farli crescere nel migliore dei modi. Sono stati comunque a Calpe a prepararsi e adesso sono 3 settimane che sono qui sul lago, in attesa di partire e fare sicuramente bella figura. Alexander, sei il più esperto di questa squadra, sarà tuo compito guidare questi ragazzi che sono tutti molto più giovani. Sì, praticamente più grandi di tutti i ragazzi, quindi ho un po' di dietro spalle, un po' di tempo con squadre di Pro Tour, quindi il mio compito è dare tutto il massimo possibile informazione di ciclismo di Pro Tour, professionale, Continental, per far imparare ai ragazzi come allenarsi, correre, mangiare, un po' di tutto. Quindi praticamente il mio compito è seguire i ragazzi, fare crescere e cercare di fare risultati massimali che loro possono fare. Sarai un direttore sportivo in bicicletta? Più o meno sì. Così è più facile. Quando è arrivato il periodo in ciclismo che non c'era aerolini, praticamente il nostro vantaggio è che quando un corridore può seguire la corsa anche in bicicletta, sarà una novità e una bella esperienza per squadra nostra. Sergei Papok sta per iniziare una nuova stagione, una nuova avventura con una nuova squadra. Tante sono le aspettative, tante sono le ambizioni di quest'anno. Dai, intanto siamo tutti forti con la squadra e facciamo buone stagioni, penso. Facciamo un modo del mondo, come dici io sempre. E vogliamo vincere tante corse che è piaciuto di noi e dimostrare che siamo forti come nazza. Vasco, per te un ritorno alla una formazione bielorussa, però sempre con un'anima fortemente italiana. Italia e Bielorussia, due paesi che ti hanno regalato molto e che speri che ancora siano nel tuo futuro. Eh sì, va bene, perché mi è piaciuta squadra Continental, squadra con casa, e piace molto. E anche il ritiro ce l'ho qui e sempre perfetto. L'Italia è una seconda casa per te? Eh sì, sempre qui, già 4 anni, già qui, mi è piaciuto. Costantin, la stagione 2015 è alle porte, quali sono gli obiettivi? Obiettivi della squadra, sempre vincere e poi prendere massimo punti di UCI per essere più vicini in rating di squadre Continental.
Michele Devoti, tanti anni alla guida di una medaglia e quest'anno un'avventura diversa, un'avventura ancora a fianco di Cesare Biondi dopo le esperienze degli anni passati, però con un progetto più grande che coinvolge il ciclismo bielorusso e lo coinvolge con una squadra Continental. Sì, diciamo che vogliamo continuare la nostra esperienza nel ciclismo. Io con la nazionale bielorussa, insomma, è parecchi anni che collaboro con loro. Tra l'altro un po' il deus machina di questa situazione è Kuczynski, che è stato mio corridore nel 2001-2002 quando eravamo alla Grassi Mapei. Quindi diciamo che vogliamo cercare di aiutare questa nazione per riuscire a migliorare il loro ciclismo e noi mettiamo a disposizione i nostri mezzi, loro ci mettono gli atleti, quindi cercheremo di tirare fuori qualcosa di buono. Un impegno, come diceva Biondi, nella prima parte dell'anno nell'est Europa e poi anche tante gare da affrontare in Italia. Sì, ora loro faranno delle gare nel loro paese, diciamo Russia, insomma in quelle zone lì. Dopo, nella metà di maggio, verranno anche in Italia per preparare bene i loro campionati nazionali.